Sia lodato Gesù Cristo. Un caro saluto a tutti voi, al sindaco di Fiano, alla vice sindaco di Orte, al comandante della stazione, ai confratelli sacerdoti. Poi vedo diverse comunità, naturalmente Orte, Bassano, vedo che Civita. E poi c'era un altro. Sacrofano, anche Sacrofano. E Mazzano. E Mazzano, dove è la sua casa e dove stanno i suoi, sua madre e sua sorella, anche stai lì. Bene, e devo ringraziare prima di tutto Don Maurizio per la sua disponibilità. Lo devo proprio ringraziare, ma sappi che questa scelta che ho fatto è per valorizzare la persona, per rendere la sua persona ancora più, come dire, grande nel regno e per il lavoro del regno di Dio. E non ho mortificato neanche Orte, perché c'è un degno successore con Don Augusto, quindi non è che c'è una penalizzazione. Però ecco, mi sembra importante comprendere che per Fiano, così come per Orte, eccetera, è un nuovo inizio, anche per te Maurizio, è come una nascita che è fatta anche di dolore, però nello stesso tempo si apre una prospettiva bella per le comunità che hai fatto, hai vissuto. Grazie allora, e un grazie, scusate, lo dico anche a Don Chicco, che è stato per quanti anni qui? L'ho scelto per un incarico, diciamo così, importante. Vicario generale sostituisce il vescovo ordinariamente, quindi e in più l'ho anche nominato parroco di una parrocchia vicino a Civita, perché non perde il sapore e l'odore, o dico il puzzo, del pastore, quindi deve rimanere attaccato. Che dire, a sete, vorrei cominciare dalle letture che abbiamo fatto, soprattutto dal profeta Geremia, oppure dal Salmo responsoriale, dalla lettera ai Romani, dal Vangelo di Matteo. Io non so se ve ne rendete conto, ma la parola di Dio è di una ricchezza impressionante. Sa sempre dare e dire qualcosa alla tua vita. È attuale, perché sa dare uno sguardo che da solo te non saresti capace. Saresti pieno delle tue miserie, delle tue fragilità, e non vedresti la realtà in una maniera. La parola di Dio è questa apertura della tua vita. Abbiamo pregato nel Salmo responsoriale: ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne. Come sono vere queste parole? Dentro ciascuno di noi c'è un desiderio, c'è come un fuoco ardente. Noi siamo fatti di questa domanda. Pensate un po', anche la struttura del nostro essere, i nostri sensi, la nostra carne, il nostro cuore è fatta per un di più. È fatta per un di più. È come se dentro di noi, e questo basta vedere tante, leggevo in questi giorni un bellissimo poeta, sacerdote, Rebola, noi siamo fatti per un di più e per un oltre. Tutto, tutto di noi cerca una completezza, un realizzare ciò che il nostro cuore grida, perché noi abbiamo bisogno di felicità, il nostro cuore ha bisogno di trovare una risposta adeguata al nostro desiderio di felicità. E noi tutte le mattine ci alziamo con questo desiderio, e non si vive per meno di questo desiderio. Poi cerchiamo le risposte che sono surrogati,
come tante volte, no, nella nostra vita. Pensiamo di realizzare la nostra felicità con i surrogati. Quando ero ragazzo c'era il cioccolato surrogato, che costava molto meno del cioccolato, però c'aveva un sapore diverso, c'aveva un sapore diverso. Cerchiamo nelle cose da possedere ciò che esse non possono dare. Tutto ci descrive nella nostra vita di andare oltre. E in questa ricerca di verità per la nostra vita sono bellissime le parole di San Paolo Apostolo, che ci esorta, sentite bene, dice: vi esorto per la misericordia di Dio, cioè per il vostro bene, a offrire i vostri corpi. E sentite cosa dice, che giudizio è per ciascuno di noi. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare. Non conformatevi, non seguite lo schema, anche in greco la traduzione, non seguite lo schema di questo mondo. Che cos'è lo schema? È quella mentalità comune che ormai ci sta determinando in tanti nostri atteggiamenti, nei nostri rapporti. Una mentalità che non si sa dov'è, come una nube che non si sa, non si riesce a cogliere, però che ci determina nei rapporti, nel valore delle cose. Fanno tutti così, mentalità comune. Ma come andare contro a ciò che è la modernità di questo tempo, mentalità comune. Ma questa mentalità comune, sapete dove comincia? Dall'autoaffermazione dell'io. Dell'io, cioè io divento padrone della mia vita in tutti i suoi atteggiamenti. Cioè è come se si dicesse ciò che è vero e giusto lo determino io, lo scelgo io. Si chiama una verità relativa, cioè una verità che dipende. Noi siamo qui 200, 300, vuol dire che c'è 300 verità e ciascuno nel proprio io determina ciò che è giusto, sicuramente in un contrasto con me o con te o con un altro. Capite che è qui che inizia la disgregazione, la drammaticità anche di questa società. Tant'è vero, pensate un po', la domenica scorsa Pietro fa una bella affermazione di fede. Bravo Pietro, gli dice Gesù. Tu sei il figlio, Pietro, tu sei il figlio di Dio, senza di te non potrei vivere. Bravo Pietro, l'ha suggerito a te Dio stesso questa affermazione. E oggi cosa gli dice Gesù? Lontano da me, Satana. Va lontano, sta lontano, perché te non segui il disegno di Dio, ma segui te stesso. È il criterio di questo mondo. L'avere, il potere, come l'avere, come se nel possesso ci fosse la risposta a quel desiderio di felicità. Ma ci si accorge che quando si possiede, dopo un po' ci si stanca e si cerca qualcosa di più. O il potere, essere noi determinanti per la nostra vita, nei nostri confronti e degli altri. Con il nostro io al centro di tutto. Però subito Gesù ci dà una prospettiva, una strada da percorrere, e è per tutti, è attuale anche oggi. Chi vuol guadagnare la vita deve perdere. Ragazzi, io non so se vi rendete conto di questa roba qui, ma chi vuol guadagnare la propria vita deve perdere. O meglio, perdere per essere. Ma o sono matto, o è matto Gesù, o c'è qualcosa che non torna in questa società. La proposta di Gesù è chiara: la vera vita
è un'offerta di amore. Si acquista la vita donandola, consegnandola. Rinnega te stesso, ci dice Gesù. Prendi la croce e seguimi. Scusate un attimo, ma dire queste cose, a me mi viene la pelle d'oca, non so a voi. Ma è fuori dal mondo questo che ci sta proponendo, però pesiamo le parole, perché se no diciamo la parola di Dio è un blef, è fuori dal mondo, è una fregatura. Oppure diciamo, vediamo cosa dice e confrontiamo la nostra vita. Rinneghi se stesso, lascia per un attimo il tuo modo di vedere, le cose a cui dai valore. Abbraccia non il tuo io, ma il tu di un Dio che ti viene incontro e che ti guarda con misericordia. Cambia, rinnega te stesso, cambia per un attimo il centro della tua vita. Rinnega per un attimo il tuo egoismo, le tue chiusure, la tua indifferenza, la tua superficialità. È una cosa impressionante che ci ho in poche parole. Spoglia te stesso da quell'uomo vecchio che non ti porta niente. Prendi la croce, non discorsi. Siamo bravi a noi a fare discorsi da bar, interessandoci di tutto, senza impegnare la nostra vita. Ma offri la tua vita per Cristo. Prendere la croce, non è andare al giro per le processioni con una croce, anche quello, ma è offrire se stessi a Cristo. Vedete, il cristianesimo, cari amici, non è trasformare la vita in un grigiore, in una tristezza, in un piangere, in un dolore. Questo lo vogliono altri. Non è un disprezzarsi la fede che abbiamo in Gesù, ma è un donarsi. E quando si vive l'amore si realizza noi stessi e si è felici. È il bene della nostra vita. E l'ultima condizione, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Camminare dietro il Maestro. Non puoi mettere Cristo dentro un cassettino e tirarlo fuori quando ti pare, caro amico o cara amica. Segui Cristo, diventa discepolo, abbi fiducia in Lui, abbandonati e segui. Perché seguire Cristo è accompagnarti verso il bene e la pienezza. Ecco allora una proposta per tutti, farsi discepoli, cioè vivere la sequela di Cristo. Vedete com'è bella la parola di Dio, come ci dà quel gusto che da noi non riusciamo a conquistare. Caro Maurizio, sei chiamato con il popolo a ti affidare a fare questo cammino. Io sto lanciando questo slogan, ma che non è uno slogan, non è un discorso. La parrocchia sinodale, cioè un camminare insieme. Sinodo significa camminare insieme. E non è un optional che puoi o non puoi fare, ma è la struttura stessa della Chiesa. Perché se la parrocchia, se la Chiesa non è cammino di comunione, di unità, perde il volto di Dio. Quindi non è un discorso, è la struttura stessa della Chiesa. Caro Maurizio, dovrai essere in ascolto senza pregiudizi di tutti. Ti lascerai interrogare da tutto ciò che incontri. Non puoi avere la presunzione di sapere già da te quello che devi fare. Caro Maurizio, sarai accogliente. Cioè, la parrocchia non può escludere nessuno. Non puoi avere la paura della diversità, perché dà noia e perché rende faticoso il cammino, ma tutti e tutto deve essere accolto.
e nella diversità saprai accettare chi vuol camminare con te. E caro Maurizio, e questo non è, devi farti testimone nella realtà tutta di Fiano, perché tutti hanno bisogno di incontrare questa bellezza della vita. Tutti hanno bisogno di incontrare qualcuno che gli dica che la vita merita viverla nella sua bellezza. E avrai questo compito. Cari parrocchiani, aiutate il vostro parroco a vivere in questa maniera. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.